in un'era di catastrofi ambientali. Quanti sprechi nella nostra civiltà. Il petrolio già scarseggia, anche l'acqua finirà e trabocca di rifiuti la città. Serve un piano per difendere il pianeta che trasformi l'immondizia in capitale, ma che tolga l'immondizia dalla nostra capitale, dando in pasto tutto quanto ad un maiale. La soluzione all'inquinamento è mettere un maiale in ogni appartamento. La sera, finito carosello, buttare il pattume in pasto al tuo porcello. Puoi stare a casa a fargli compagnia o puoi portarlo a spasso in cima alla moschea. È dolce, peloso, non fa lo schizzinoso e non ti stressa quando è in sovrappeso. Soprattutto puoi sfruttarlo tutto partendo dalla coscia, che è un ottimo prosciutto. Oppure la classica grigliata con lardo, costine, pancetta affumicata. Come dimenticare il capocollo, la lonza col filetto, bracciole col lattello. E ancora salame, salsiccia soppressata, ma c'è una cosa ancor più prelibata. Ah sì? E cos'è? E cos'è? E cos'è? È la coppa di testa che scatena la festa, perché dentro si pesta tutto quello che resta. Per qualcuno è digesta, per altre qualunquista, ma non è la risposta e comincia la lista. Le spezie, gli odori, la testa a spolpo, il muso, la lingua, la carne delle ossa. Per qualcuno è digesta, per altre qualunquista, ma non è la risposta, è la cosa più giusta. Posso riutilizzare le cervella, se prima le infarina può friggerle in padella. E il cuore con tutti i suoi problemi non nuoce? Si cuoce con fegato e polmoni. Come valorizzare l'intestino? Avvolgerà il salame sciacquato per benino. E il sangue si usa raccolto in un colino per preparare un ottimo budino. Puoi ricavar farine dalle ossa oppure l'energia sfruttando la biomassa. E pelo col manto setoloso produci un grande pennello assai famoso. Puoi trasformare le orecchie in un'antenna, la coda in cavatappi, vestirti di cotenna. Orecchie, cotenna e codo riciclato nell'insaccato indifferenziato. Sì? Ah sì? E qual è? E qual è? E qual è? È la coppa di testa che scatena la festa, perché dentro si pesta tutto quello che resta. Per qualcuno è di testa, per altri qualunquista, ma non è la risposta e si allunga la lista. Le spezie, gli odori, la testa a spolpo, il muso, la lingua, la carne delle ossa, le orecchie, la coda, i pezzi di cotenna. Per qualcuno è indigesta, per altri qualunquista, ma non è la risposta, è la cosa più giusta. Pensa che qualcheduno in malafede, per svaligiar la banca, potrebbe usarne il piede. Signora, sarebbe un grosso danno, mi creda, far senza zampone a capodanno. Pensa che sia una cosa conveniente dal naso ricavare la presa di corrente. Il naso, signori, è un tipo cerebrale e aspira al suo trofeo intellettuale. Ah sì? Ah sì? E qual è? E qual è? E qual è? È la coppa di testa che scatena la festa, perché dentro si festa tutto quello che resta. Per qualcuno è indigesta, per altri qualunquista, ma non è la risposta e si allunga la lista. Le spezie, gli odori, la testa a spolpo, il muso, la lingua, la carne delle ossa, le orecchie, la coda, i pezzi di cotenna, il naso, i nervi, i resti di carcassa. Per qualcuno è indigesta, per altri qualunquista, ma non è la risposta e si allunga la lista. Le spezie, gli odori, la testa a spolpo, il muso, la lingua, la carne delle ossa, le orecchie, la coda, i pezzi.
che i chakra, l'appunto di Fabio. Se qualcuno protesta, di certo è un comunista, il gendarme lo pesta.